Piano piano il Mandela Forum si è riempito di migliaia di giovani arrivati a Firenze per il 20° meeting dei diritti umani dedicato ai rischi e alle opportunità nell'era digitale, perché i diritti umani hanno senso e valore anche di fronte alle sfide digitali. Per questo 8.000 giovani studenti delle scuole medie e superiori sono arrivati da tutta la Toscana per partecipare alla 20° edizione del meeting organizzato da Oxfam e dalla Regione, nato per ricordare la firma dell'adozione nel 1948 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo da parte delle Nazioni Unite. Quest'anno il tema centrale è stato i diritti umani nell'era della cittadinanza digitale, proprio per guardare con un occhio diverso quella rete dove ragazzi ed adolescenti navigano durante tutto il giorno tra smartphone, social network e like. La rete è una straordinaria opportunità, è una straordinaria opportunità di partecipazione, di democrazia. Non è un caso che nei paesi maggiormente repressivi sia proprio la rete attaccata. Siamo tutti reporter attraverso la rete, quindi è una straordinaria opportunità di segnalare le violazioni dei diritti umani, è una straordinaria opportunità di fare sentire la voce dei più vulnerabili. Quindi questo è un'opportunità che il mondo, che i giovani devono saper cogliere. Al tempo stesso è un'opportunità che deve essere regolata, che deve essere usata con grande cautela. L'importanza di avere la rete non è semplicemente postare un video, postare una foto per gli amici. È la democrazia più bella che ci sia, perché ci si può informare, sapere cosa succede nel mondo e in più dire la propria opinione. E questo abbiamo visto tanti casi dal Nord Africa, insomma tantissimi nel mondo sono stati poi volano per la conquista di diritti. Palco centrale quest'anno al Mandela Forum e i ragazzi tutto intorno, un modo per farli sentire sempre più protagonisti. Dopo un inizio in musica con diversi gruppi di giovani toscani presentati da DJ Carletto, per primo sul palco a dare il suo saluto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che ha ricordato che la Toscana è stata la prima al mondo ad abolire la pena di morte 230 anni fa. Poi è arrivata Nadia Toffa, giornalista e volto noto delle Iene, che ha iniziato a presentare i protagonisti del meeting. Primo ospite Khosrat Rasulali, vicepresidente del governo regionale curdo dell'Iraq, che nel pomeriggio ha poi ricevuto dalla regione toscana e dalle mani del presidente Enrico Rossi il Pegaso d'Oro. Khosrat Rasulali è una delle figure della battaglia dei Peshmerga in prima fila nella guerra contro l'ISIS. L'ISIS sta mettendo in seria discussione quelli che sono i nostri valori, i nostri principi. Ecco perché noi abbiamo oggi Khosrat Rasul Ali, il vicepresidente del Kurdistan iracheno, che è venuto direttamente da Erbil. E io ho voluto annunciare che noi faremo un legato di amicizia con il Kurdistan iracheno. Io specialmente mi sono emozionato parecchio quando è entrato il vicepresidente curdo. È stata un'emozione un po' speciale, perché capisco la situazione e capisco anche il lavoro che stanno facendo per noi per combattere l'ISIS. Poi si è entrati nel tema vero del meeting, i diritti umani nell'era della cittadinanza digitale, quella realtà sì virtuale ma fatta di diritti concreti, e a dare là la canzone sul cyberbullismo, piaga del web, scritta da Lorenzo Baglioni. Noi ci stavamo già pensando da un po' di tempo di fare una canzone su questa tematica che ci colpisce purtroppo, perché è sempre nei fatti di cronaca. E la cosa difficile è stato cercare di mantenere la nostra cifra un po', diciamo, con il sorriso sulla bocca in una tematica in cui non c'è niente da ridere. E abbiamo provato a farlo e speriamo di essere riusciti ad arrivare al cuore dei ragazzi, che poi sono i veri destinatari di questo messaggio. Un mondo, quello del web, parallelo alla vita di tutti i giorni, che diventa però esso stesso la vita, questioni che aprono il dibattito sulla privacy o sul diritto all'oblio, lasciando spazio a derive pericolose che hanno a che fare con l'istigazione all'odio, l'intolleranza, il cyberbullismo e la violenza verbale, rischi che riguardano anche il mondo reale, che la rete però amplifica negli effetti. E il messaggio è quello che bisogna combattere l'istigazione della violenza su internet. Lo dovete capire, ragazzi, lo dovete capire da voi, lo dovete capire attraverso l'uso, e dovete rispettare le persone e dovete condannare invece coloro che di internet fanno un uso sbagliato attraverso anche un linguaggio sbagliato.
Poi la vicepresidente della regione Monica Barni, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, l'assessora regionale all'istruzione Cristina Grieco e il sindaco di Firenze Dario Nardella sul palco hanno letto gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che parlano di libertà di espressione, religione e di istruzione. Il lungo confronto con i ragazzi delle scuole tra diritti e informazione è andato avanti facendo salire sul palco le classi che hanno preparato durante l'anno scolastico un progetto da portare al meeting insieme alle insegnanti, perché questo grande raduno per i diritti umani nasce durante tutto l'anno scolastico. Quest'anno mi è piaciuto in modo particolare perché ho visto davvero il protagonismo dei ragazzi, quindi non una giornata per 8.000 ragazzi qua e poi lo streaming a casa, ma un percorso, quindi i ragazzi hanno lavorato, hanno riflettuto su questi temi e oggi hanno presentato qui i loro lavori, è stata una bella giornata anche di condivisione. Sul palco arriva anche il momento del teatro per raccontare i diritti e gli attori Annalisa Cima e Mauro Pasqualini, insieme agli studenti dell'ITI Carducci Volta Pacinotti di Piombino, hanno inscenato con i cartoni delle vere e proprie animazioni per raccontare la storia del Daily Talk, il giornale liberiano che anziché essere stampato viene scritto a mano su una lavagna dal suo fondatore, che fa tutto da solo, perché l'informazione è un diritto di tutti. Il nostro progetto alla fine era quello di far vedere comunque una lavagna con scritto delle cose messe in una cittadina dove l'accesso a internet non c'è, può portare informazione comunque. Noi ci siamo occupati di formare quattro classi, in realtà sono alcune sono insieme di classe, per portare dei lavori da 5 minuti qui che parlano di diritti umani a tutti gli 8.000 ragazze. Su cosa avete puntato? Abbiamo puntato su utilizzare linguaggi diversi, su renderli consapevoli di quello di cui stavano parlando e su farli divertire, perché questo è un bellissimo evento. Poi si è passati al tema dell'accesso ad internet, diventato oggi quasi un diritto, e sulle violazioni dei diritti umani. La rete ha permesso di raccontare storie che non sarebbero mai state divulgate, come nel caso di Lina Benmeni, attivista che ha raccontato la rivoluzione in Tunisia attraverso il suo blog, e anche per questo è stata candidata al premio Nobel per la pace. Il regime ha tentato di abbuiare la rete, ha detto Lina, senza riuscirci. Oggi la situazione si è legalizzata, ma è ancora difficile, ha detto dal palco. È vero che dopo la destituzione di Ben Ali ci sono stati dei momenti di libertà, però assistiamo oggi a una vera e propria regressione, innanzitutto perché il governo degli islamisti è in generale repressivo sulle libertà collettive e individuali. Sappiamo d'altronde che la Tunisia è una società conservatrice, per cui la repressione delle libertà individuali è forte, in particolare pensiamo agli omosessuali. La blogger Lorella Zanardo ha portato sul palco del Mandela l'altra faccia del web, bullismo, hate speech, il linguaggio d'odio che popola troppo spesso internet. Secondo Zanardo, per navigare su internet servirebbe una patente e un esame, un po' come per guidare un'auto o una barca nel mare aperto. Internet è un potente strumento di democrazia. Attraverso internet possiamo fare cose che quando io avevo la loro età non potevamo fare. Però bisogna dare ai ragazzi gli strumenti per l'uso consapevole. Quello che una volta era l'educazione civica va trasformata al più presto, io spero che il MIUR sia all'ascolto e anche la nuova ministra dell'istruzione, va trasformata in educazione all'uso consapevole della rete. Quindi io non temo la rete, temo non avere gli strumenti per usarla consapevolmente. E sul linguaggio d'odio su internet è intervenuto anche il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che ha sottolineato sì l'importanza del mezzo, ma ha anche detto che può diventare un'arma. Secondo me bisogna bandire un linguaggio violento, un linguaggio che insulta la persona, ci vuole rispetto e allora questo è davvero uno strumento straordinario che potenzia le nostre capacità e la comunicazione. Poi anche la libertà nel mettere da parte ogni tanto il telefonino, internet, spesso, perché non possiamo essere dominati dagli strumenti e stare nella vita reale, godere, parlare del mondo reale,
incontrarci, odorare il mondo reale, giocare. Questo mi pare fondamentale, stiamo diventando tutti schiavi di internet. Durante il meeting i ragazzi delle scuole hanno partecipato attivamente, leggendo e confrontandosi sui diritti dell'uomo e sull'uso consapevole della rete. Tutti gli esseri umani devono avere dei diritti, non è che uno fa più cose e un altro no. Tutti siamo uguali, tutti siamo umani e quindi credo che... Cioè, per fortuna tutti dobbiamo avere diritti. Racconterò che bisogna sempre lottare per i nostri diritti, come abbiamo fatto anche noi, che abbiamo lottato e siamo riusciti ad ottenerli. I diritti umani vanno rispettati, esistono appunto perché prima ci sono state, prima abbiamo parlato ad esempio, non so, della schiavitù, delle cose così, però... meglio studiare a scuola queste cose e vederle da tanti punti di vista. I diritti umani oggi sono applicati secondo te? Secondo me molte parti del mondo ancora non vengono applicati perché comunque rimane fra le persone molta disuguaglianza, molta sottomissione. Qual è il messaggio che dai a quelli anche più piccini? Di rispettare gli ideali comuni, di essere sempre connessi con il mondo, perché oggi è questo che dobbiamo fare. E io condivido molto quello che è stato, i messaggi che sono stati mandati qui oggi. Penso che una volta l'anno non sia sufficiente, andrebbe fatto molto di più e magari anche in situazioni un pochino più specifiche, come anche nelle scuole. Penso che l'educazione all'uso di internet sia molto importante ed è stato veramente bello, anche insomma la musica è stato bello. Poi gli 8.000 ragazzi sono tornati a casa con un bagaglio di storie, di diritti e lotte per conquistarli.